Anche il comune di Recuaro Terme ha partecipato praticamente al bando nazionale che riguarda i borghi d'Italia e sulla linea A, la linea che va a finanziare un unico progetto regionale di 20 milioni di euro. E noi siamo partiti da questi approfondimenti che abbiamo fatto in questo anno di amministrazione, ritenendo che il Comune di Recuaro Terme poteva partecipare. Siamo convinti proprio per le sue caratteristiche, le sue eccellenze e la necessità che ha il Comune di ripartire. Recuaro Terme si candida dunque a borgo a rischio abbandono da recuperare. Il comune ha presentato un proprio progetto del valore di 34 milioni di euro al progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica. Si tratta di un'azione specificatamente prevista nell'ambito dei fondi del PNRR, che ha dato mandato alle singole regioni per la pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse. Il progetto candidato, i cui termini di presentazione sono scaduti lo scorso 22 gennaio, prevede una partecipazione sia del comparto pubblico con investimenti pari al 58% del valore complessivo che di quello privato per il restante 42%. Il bando prevede la selezione di un progetto pilota per regione con un valore di 20 milioni di euro a cui si possono affiancare fondi privati. Al momento in Veneto sono 5 i comuni che hanno presentato la propria candidatura. Il maxi progetto presentato da Recuaro Terme ha tra i suoi obiettivi cardine l'inversione del calo demografico pari a una riduzione di popolazione del 21,6% negli ultimi 30 anni. Da dove ripartire? Ripartire attraverso chiaramente il compendio termale, il ripristino di quelli che sono l'aspetto termale e l'economia delle terme e anche la salvaguardia del borgo interno storico. Ecco, è una notizia importante perché stiamo lavorando in tutto e per tutto per ridare quel valore che ha il nostro comune e questa è una grande opportunità e unica opportunità che deriva da quel piano, dai fondi PNRR nazionali. Ecco, speriamo, ecco, sono 5 comuni che vengono valutati e a livello regionale, poi sarà lo Stato che deciderà quale dei 5 avrà il premio finale.